soprattutto tra chi studia le istituzioni dal punto di vista teorico, io non sono scienziata, dal punto di vista teorico c'è un fenomeno interessante di, io la chiamerei utopia della riforma. Si cerca una nuova istituzione, non è solo in Italia, è un fenomeno veramente generale. Nuove istituzioni, alcuni parlano di tribunato, altri parlano di assemblee permanenti consultive di cittadini, di giurie popolari che periodicamente si riuniscono. Alcuni pensano a, anche a forme elettorali che accorciano i periodi tra un'elezione all'altra. E, insomma, c'è una percezione chiarissima in tutti i paesi a democrazia costituzionale consolidata che c'è un arrugginimento delle istituzioni e che occorre pensare a come accomodare, è vero, fixing, è come restaurarle in qualche modo, ripulirle e aggiungere qualcosa che li renda meno disfunzionali. Quindi esiste un problema serio che le democrazie nel tempo creano dei problemi ai quali devono rispondere. Questo è generale, cioè dalla democrazia di Atene, quando inventò la grafè e tutte le forme di controllo legislativo, perché lo fece? Lo fecero perché si resero conto che votare tutti su tutto significava che alcuni, i vicini di casa, per ragioni di odio eccetera, potevano usare, è vero, l'assemblea per fare i loro interessi privati, quindi fare vendette trasversali, quindi dovevano controllare il propositore della legge e controllare una volta che la legge, nel caso venisse approvata dall'assemblea, c'era una commissione di giudici che dovevano verificare se quella legge nuova era in contraddizione o meno con quella esistente, una specie di corte costituzionale. Quindi avevano inventato delle procedure per risolvere un problema che la democrazia creava, e cioè che le maggioranze venissero usate per fare interessi di minoranza. Ora, questo è un esempio per dire che la democrazia è un sistema che ha la capacità di immaginare istituzioni, di creare nuove istituzioni, è veramente sperimentale, è un sistema che lascia grande spazio alla sperimentazione e all'immaginazione istituzionale. Pensiamo a quanto importanti siano state le invenzioni settecentesche delle conventions, che erano le prime corti, insomma, assemblee costituenti, in qualche modo. Inventate, create, per far cosa? Per dar corpo all'idea che un governo dovesse essere fondato sul consenso e quindi limitato nel potere. Adesso noi ci troviamo di fronte, dopo 50-60 anni, anzi più forse in alcuni casi, di democrazia rappresentativa fondata sui partiti e sul suffragio universale e sui diritti che non devono essere toccati dalle maggioranze, quindi diritti che limitano il potere delle maggioranze, partiti che mediano la selezione del personale politico e anche le advocacy, cioè i nostri desideri o bisogni o interessi, e il voto nostro uguale per tutti nel valore che dà il consenso finale. Ora, questi tre componenti sono fondamentali. Non possiamo fare una democrazia senza togliere alcune decisioni dal governo della maggioranza, diritti. Non possiamo avere una democrazia in grandi territori, ma anche in piccoli, senza il partito. La parola partito parla di democrazia. Quando Solone fece la sua, diciamo, riforma che aprì la strada della democrazia in Atene e si rese conto che i cittadini non partecipavano proprio, impose la partecipazione, impose l'idea di prendere partito o di qua o di là. Il partito vuol dire prendere parte. Prendere parte non è mai una neutralità. Quando io prendo parte, cosa faccio? Io giudico quello che devo decidere in relazione a alcuni principi fondativi, che sono l'eguale libertà, scritte nella Costituzione e nei diritti. Quindi prendo parte nel momento in cui giudico. Allora, la parte, il prendere parte, è parte del, scusate il bisticcio, della democrazia. Quindi i partiti sono parte, non
Il partito vuol dire essere partigiani, vuol dire partigiani, vuol dire stare da una parte. Noi non siamo giudici della Corte, che siamo imparziali perché siamo fuori dal gioco, noi siamo dentro il gioco e nel gioco prendiamo parte. Questa è la politica, che ha la sua bellezza e i suoi rischi. E quindi i partiti sono naturali per così. Nel momento in cui si va a votare, anche per una cosa minima, ci si parteggia, ci si separa. La divisione è fondamentale, ma è una divisione che deve essere sul giudizio in relazione alle cose da fare e da non fare, o sul giudizio su chi fa le cose, cioè il governo. Non deve essere una partigianeria che mette in questione, cioè una divisione che mette in questione la norma fondamentale. Quindi se noi siamo costituzionalmente non partigiani, cioè noi abbiamo la Costituzione come nostra e diventiamo partigiani quando la interpretiamo. E quindi i partiti sono lì, sono nelle cose. Quello che noi abbiamo oggi però è una loro trasformazione da partiti che hanno avuto sempre, da quando è nata la democrazia, dal dopoguerra, la funzione di incanalare le nostre interessi, le nostre visioni, i nostri desideri in un processo formativo di opinioni e di volontà politica. Quindi i partiti come una cerniera e uno strumento per filtrare interessi dalla società allo Stato, senza i quali le classi, gli interessi entrano direttamente nello Stato, rendendo lo Stato una preda dei potenti. Quindi i partiti sono stati un grande sistema per limitare il potere degli interessi della società, filtrandoli, rendendoli generali. Ovvio perché. È naturale, perché devono conquistare le maggioranze, quindi devono stemperare gli interessi, devono renderli permeabili a che tutti possano votare per loro. Quindi è il gioco democratico che rende i partiti naturalmente interessati a stemperare gli interessi di parte e a renderlo più generale possibile. Questo è il lavoro che hanno fatto i partiti. Advocacy, cioè creare condizioni per portare claims, portare interessi dentro, difenderci anche da contro, per esempio, e nello stesso tempo selezionare il personale, perché quando andiamo a votare facciamo questo. Questo oggi è andato in crisi, perché i partiti fanno un'altra cosa. I partiti eleggono, sono loro gli eletti o si vogliono rieleggere per poter perseguire o semplicemente stare nel luogo dove stanno. Nella divisione del lavoro loro fanno un lavoro vero e proprio, e come noi vogliamo ottenere il nostro lavoro sempre, loro vogliono ottenere il loro lavoro sempre. Però, contrariamente al nostro lavoro, loro sono eletti da noi per fare cose temporaneamente e poi andarsene. Quindi quello che occorre ristabilire è la funzione espulsiva delle elezioni, che non c'è più. Cioè occorre limitare il tempo della partecipazione, della occupazione del potere da parte di chi è eletto, e limitarlo questo tempo. Nessuno va mai in pensione nel mondo politico. A noi ci mandano in pensione e a noi ci dicono che non c'è un lavoro, non ci deve essere più il ministro del lavoro fisso, eppure loro stessi vogliono il posto fisso. Nei luoghi dove il posto fisso per definizione non ci può essere perché è elettivo. Cioè le elezioni, quando sono state proclamate dal 600 in poi, furono proclamate per rendere il potere politico temporaneo, mai stabile per sempre. Questi lo vogliono per sempre. E questa è una trasformazione del partito da mezzo a fine. Chi occupa il partito per loro è la vita. Come dice Weber, vivono non per la politica, vivono di politica. Vivono grazie alla politica loro lì. E questo deve cambiare. Quindi occorre intervenire. Io penso, come ho scritto anche recentemente, per Authority, occorre che i partiti non possono intervenire su se stessi, oggettivamente. Non lo possiamo noi. Quando abbiamo interessi nostri personali, ci ritiriamo e andiamo da un giudice, perché non possiamo noi farci giustizia. Quindi loro è necessario che accettino di creare un'authority che dia nuove norme su come
regolare il finanziamento, e io ritengo che debba essere pubblico, perché i partiti sono un bene nostro, non un bene loro, nemmeno un bene di qualcuno. Però non con i rimborsi, perché sono completamente illegittimi, ma un finanziamento come era nella vecchia legge, magari da cambiare, purtroppo con 92 e con Tangentopoli, molte cose, alcune cose sono state tolte che erano giuste, erano solo cambiate, però il finanziamento dato in rapporto alla quantità o dei voti ricevuti, perché sono i voti ricevuti, cioè il nostro volere, che designa la grandezza dei partiti e quindi anche quello che devono avere in termini di soldi. Quindi cambiare il criterio di finanziamento, controllare fortissimamente, c'è la Corte dei Conti che può farlo, è verissimo, ma forse la Corte dei Conti arriva dopo, quando il danno è fatto, occorrono sorveglianze durante, un sistema di sorveglianza e di monitoraggio che loro devono mettere in cantiere, che sia fisso e stabile e che non avvenga dopo, perché i giudici intervengono a danno fatto. Quindi noi abbiamo bisogno di sorvegliare mentre le cose succedono. E la terza, il terzo finalmente, questi partiti devono essere a tutti gli effetti fuori dalla nomina di incarichi di potere. Per esempio, nelle municipali, in tutte le forme dove c'è bisogno di direttori, amministratori delegati, direttori che gestiscono soldi e potere, queste devono essere nomine, devono essere fatte secondo criteri di merito e di competenza, ovvero per concorsi. Ritorniamo per cortesia a questa forma che sembrava desueta, che è fondamentale, perché sono forme di criterio di attribuzione di competenze in base a capacità, e non si può altrimenti, perché la trasformazione da concorso a nomine, da concorso a, come si chiamano oggi, incarichi di consulenza, vennero fatte, ricordiamo legge Biagi, vennero fatte per, diciamo, snellire la burocrazia. In realtà forse la burocrazia si è snellita, ma le casse dello Stato ci hanno rimesso, perché il sistema di distribuzione degli incarichi è totalmente a discrezione dei politici e di chi è nei governi delle città. Infine, quando si fa questa critica ai partiti, occorre farla a tutti i livelli, non solo nazionali, perché il partito è radicato nel territorio locale e non crediamo che a livello locale siano puliti e limpidi, non è vero, l'infeudamento a livello locale è fortissimo, quindi bisogna a tutti i livelli riscrivere le regole del rapporto burocrazia-stato-partiti. E voglio chiudere, vorrei chiudere questo semplicemente con una, insomma, un breve una buttata sul nostro tempo, ecco. Sarebbe sbagliato pensare che per riformare una democrazia che è zoppicante perché si è fatta male, perché oggettivamente negli ultimi 20 anni si è ferita gravemente, si è ferita di che cosa? Bisogna capire le ferite però, per intervenire. Le ferite si chiamano arbitrio, agire fuori dalla norma, manipolazione delle decisioni, privatismo nel pubblico. Se questo è il male, l'intervento non è buttare via i partiti, ma mettere mano a questa sregolatezza nella quale i partiti sono caduti. Ecco, quindi, che i 20 anni della Seconda Repubblica, che sono stati i 20 anni della privatizzazione della politica, devono essere visti in questa luce se vogliamo risolverlo questo problema. E le democrazie hanno la capacità di farlo. Se i cittadini lo sanno, e io penso che lo comprendano, quello che occorre vigilare, su cui occorre vigilare, è che non passi attraverso i media, attraverso questa demagogia che sta montando, l'errata conclusione che occorre eliminare i partiti. Questo sarebbe la fine della democrazia, perché sarebbe la vittoria di coloro che hanno più potere, quindi oligarchicamente governano, possono governare. Insomma, per concludere, se un medico o molti medici sbagliano, per quale che sia la ragione, per incompetenza o per disonestà, noi non buttiamo via i trattati di medicina, non cambiamo le regole della medicina, cambiamo i medici e facciamo magari regole di controllo più ferree nel come possono operare affinché operino al meglio, direi.